Buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale di Lorenzo Ciac. Andiamo a parlare della Guerra di Domani, uno degli ultimi film usciti su Prime Video che ho visto fra ieri e l'altro ieri un paio di volte, l'ho visto e adesso ne parliamo. Alla regia troviamo Chris McKay alle prese con la sua opera prima in live action. Prima di The Tomorrow War aveva girato The Lego Batman Movie del 2017. Come attori troviamo Chris Pratt, troviamo Yvonne Strahovski e J.K. Simon. Dan Forrester è un professore di scienze con un passato da militare, ma che vorrebbe fare ricerca, vorrebbe lavorare in un laboratorio. Ed è diviso fra le sue ambizioni lavorative e il voler fare qualcosa di grande e la sua famiglia, composta da sua moglie e da sua figlia. Si chiama Muri, se mi ricordo bene. Il rapporto con la figlia è molto importante, infatti in questo film il rapporto fra padre e figlio, ovvero fra Dan e suo padre e fra Dan e sua figlia, sarà molto importante. Se togliessimo alieni, salti temporali e mitra, rimarrebbe un film sui rapporti familiari neanche così ben sviluppati. In realtà in certi momenti le scelte registiche non sono proprio delle migliori, secondo me, perché non riescono a farti empatizzare con alcuni personaggi, ma ci arriviamo. Durante una partita dei mondiali del 2022, un portale spazio-temporale si apre e ne esce un drappello di soldati provenienti dal futuro che chiedono aiuto ai cittadini, alle persone del passato, per combattere una minaccia aliena che sta distruggendo l'umanità. Ovviamente il nostro Chris Pratt, il nostro Dan Forrester, verrà arruolato per andare in battaglia. C'è da dire che dal punto di vista degli effetti speciali hanno fatto veramente una figata, a parte un momento finale che però non posso raccontarvi qual è, ma quando lo vedrete capirete di cosa sto parlando. Dal punto di vista, dicevo, degli effetti speciali hanno fatto veramente una figata. Gli alieni sono stupendi, sono meravigliosi, mi sono piaciuti tantissimo. E per chi ha giocato a D&D, a me hanno ricordato vagamente la bestia distorcente. Manuale dei mostri, pagina 54, se non mi ricordo male. Ditemi nei commenti se è veramente pagina 54, io non andrò a vedere. Anche se non mi è piaciuta totalmente, la regia comunque è buona. Ci sono dei bei movimenti di camera, ovviamente poi c'è un sacco di digitale, ma quel che c'è di camera, di interazione fra i personaggi, a me sinceramente è piaciuto. Non posso dire che è una brutta regia, secondo me. Ovviamente non eccelle, diciamo che rimane nel mezzo, ok? Senza onere, senza onore. Non si dice senza onere, senza onore, si dice senza infamia, senza onore. Senza infamia, senza onore. E arriviamo alla parte più critica del film, che è la sceneggiatura e suppongo anche lo script proprio iniziale, perché io non riesco a capire il perché dei soldati dal futuro durante una guerra che stanno perdendo miseramente dovrebbero venire nel passato a ruolare i civili, perché il nostro Dan Forrester fino a questo momento era un professore, a ruolare dei civili e mandarli allo sbaraglio contro degli alieni che hanno ucciso tutti i soldati di quel periodo. Ok, noi stiamo parlando di 30 anni dopo, ok? Stiamo parlando del 2051, più o meno. Non ha senso. Avrebbe più senso spostare le ricerche sugli alieni nel passato, siccome abbiamo 30 anni ancora per studiare gli alieni, ok? Non ha senso portare di là i civili durante una guerra che l'umanità sta perdendo. Ok? Non ha senso. E non potete neanche farmi credere che in 30 anni noi troviamo il modo di viaggiare nel tempo. Ok? In 30 anni al massimo troviamo il modo di rendere volanti i nostri smartphone. Quindi avremo degli smartphone probabilmente con un'elica tipo drone e ci seguiranno. Non credo arriveremo neanche a quello, però è molto più probabile avere un cellulare volante che avere la possibilità di viaggiare nel tempo, quindi non potete farmelo credere.
veramente, io ci posso provare a credere, non è perché è fantascienza, va bene, è fantascienza, però le cose devi raccontarmele bene se vuoi che io ci creda, perché io non posso crederci a una cosa del genere, ok? Ma facciamo finta che io ci credo, ok? Va bene, ci credo, va bene andare a combattere quei civili nel futuro, va bene lo spiegone immenso, ci fanno uno spiegone all'inizio per spiegarci un po' tutto, ovviamente, perché non è così facile da spiegare, ma invece di farcelo spiegare dai personaggi, un bel servizio giornalistico su tutto quello che sta succedendo, che non apporta niente ai personaggi. Ai personaggi, questo servizio giornalistico è in televisione mentre la gente fa delle cose, no? Quindi tu devi ascoltare il servizio giornalistico, poi esci dal servizio giornalistico, mentre il servizio giornalistico continua, tu devi già essere pronto a sentire quello che dicono gli altri, perché gli altri, i personaggi, stanno completamente ignorando il servizio giornalistico, ignorando completamente, ok? Giusto un attimo ci danno di attenzione a questo servizio giornalistico. Vabbè, fa lo stesso, va bene anche il servizio giornalistico, ma veramente io non ho idea del perché. Tu, sceneggiatore, devi trovare un modo coerente di arrivare a un punto prefissato. Tu non puoi lavorare sul punto prefissato e pretendere che tutta la sceneggiatura che ci costruisci intorno torni. Non funziona così. È un viaggio, non è una torta che metti la candelina al centro. Non funziona a torta, funziona a viaggio, è una striscia, è un percorso. Va bene che tu vuoi che in un determinato punto di quel percorso succeda quello, ma tu non puoi costruirmi tutto alla parte prima per arrivare a quel punto. Non puoi. Quel punto lì deve essere parte integrante di tutto il racconto che tu hai fatto. Quando vedrete il film lo capirete. Se avete visto il film, forse l'avete capito. Tra l'altro, anche il teletrasporto temporale, il portale, te lo raccontano in un modo e te lo fanno vedere in un altro. Questa cosa qua forse posso dirla. Quando arrivano i soldati fanno un saltino di 20 centimetri dal wormhole al campo. Quando Chris Pratt viene teletrasportato nel passato, fa un volo di 10 metri quando gli avevano detto che avrebbe fatto un volo di 3 metri. Ok, il volo di 10 metri lo fa perché si rompe il passaggio, si interrompe il passaggio dei dati, del flusso, e quindi ovviamente li molla in aria. E va bene, e già lì ci sarebbe da dire, ma perché, ma cosa c'entra? A parte che non apporta niente al film il fatto che volino a 10 metri, ne ammazzano metà, ma non c'entra niente con il film, non si vedrà mai più una cosa del genere. Cos'era, per decimare le unità? Vabbè, potevamo trovare un altro modo un po' migliore forse, ma comunque, anche se fosse andato tutto bene, loro avrebbero fatto un volo di 3 metri. Perché i soldati, quando sono venuti in qua, non hanno fatto un volo di 3 metri? Ci può stare che, a parte che poi quando... Qua sì che spoiler, lo dico, ma qua è veramente spoiler. Sì, quando torna indietro lui vola, cioè viene lanciato per terra insieme agli altri, da 3 metri. Perché i soldati non sono volati da 3 metri? Ok che faceva brutto in mezzo alla partita vedere dei soldati volare da 3 metri, ma allora fammelo semplicemente che il portale ti porta dall'altra parte. E tutto quello che vi ho detto adesso mi dispiace, perché è anche un film che a me ha divertito, mi è piaciuto. Poi Chris Pratt, figurati, Yvonne, bellissima, l'hanno usata malissimo. Il personaggio di Yvonne è stato deturpato malissimo dalla scelta registica di stare sempre su Pratt e mai su Yvonne, e quindi non riesci mai realmente a empatizzare con Yvonne. E dovresti empatizzare con Yvonne. Dovresti veramente empatizzare con Yvonne. È peccato, perché è un punto
che potevano veramente, su cui potevano veramente lavorare e farci uscire veramente una figata, perché se avessero approfondito il personaggio di Yvonne, lo so che è una scelta registica, lo so che l'hanno fatto per stare su Pratt, lo so, so tutto, ho capito tutto, ho capito il modo in cui voleva raccontare la storia del regista, ma è un peccato, perché bastava mettere due combattimenti in meno e una scena, due scene, di Yvonne, del personaggio di Yvonne, per farci entrare in empatia con Yvonne, sarebbe stata una figata anche tutta la parte di Pratt, tutta la parte di del protagonista principale, che è Chris Pratt, sarebbe stata molto più grande, avresti molto più empatizzato anche con lui attraverso Yvonne, ed è stato un peccato. E poi, vabbè, arriva J.K. Simmons, che è ingombrantissimo, lui, vabbè, lo sapete tutti, è il grande professore del film Whiplash, e qui è molto ingombrante, un sto barbozzo mega super muscoloso che fa il padre di Dan Forrester, del personaggio di Chris Pratt, ed è ingombrantissimo. È ingombrantissimo perché è un personaggio... è ingombrante, proprio di scena ingombrante, è un personaggio che ingombra la scena, prende tutta la scena lui quando c'è. Cioè, quando siamo con Yvonne, no, ma quando c'è J.K., sì. Perché? Perché mi abbandoni Pratt per J.K. e non mi abbandoni Pratt per Yvonne? Che sarebbe stato molto più importante dal punto di vista narrativo. Però J.K. quello che fa è sollevare il film. Quando c'è lui, lui c'è in poche scene in realtà, ma quando c'è lui, come vi dicevo, ingombra, però il suo ingombrare alza la scena. A me sono piaciute le scene con J.K. tantissimo, perché è formidabile, è fottutamente fantastico come personaggio ed è fottutamente fantastico come uomo, come attore, proprio lui. Però ingombra tantissimo. E mi stona con Yvonne, a mio avviso stona molto con Yvonne. Quindi che dire, mi sembra di avervi detto tutto, le musiche sono fantastiche, le parti con Yvonne vengono sollevate dalla musica, molto dalla musica, perché il personaggio, ve l'ho detto, lei è anche abbastanza brava, io l'ho visto sia in lingua originale che in italiano, in originale ragazzi, mette i brividi, ci sono delle scene con lei che mette i brividi, molto bravo in certe scene, ma non riesce a empatizzare fino alla fine perché non ti viene raccontato troppo di Yvonne, e ci sta, dal punto di vista del regista ci sta, ed è giusto perché siamo tutto su Pratt, però allora mi devi cambiare delle cosine di Yvonne, o me le racconti o le fai vivere Yvonne se non vuoi farmele vedere. Però devi darmi un po', dovevano darci un po' di più dal punto di vista del personaggio di Yvonne. Basta. La finiamo qua. Guardatelo. Poi tornate, se non l'avete visto, guardatelo e tornate qua a dire se siete d'accordo con me o meno. Se l'avete visto, ditemelo direttamente se siete d'accordo con me o meno. E basta. La chiudiamo qui. Instagram, iscrivetevi su YouTube, mi raccomando, così la comunità cresce, cresciamo tutti e io vi porto sempre più roba, e magari riesco a prendermi anche uno studio e non rimango nella mia stanzetta, che fa anche caldo adesso, poi lui, sentite che soffre il computer, non so se lo sentite, ma lui soffre tantissimo. Vabbè, fa lo stesso. A venerdì prossimo, no, anche prima, in settimana. Ci vediamo in settimana. Ciao!